Quando parliamo di onoterapia, parliamo di attività di mediazione con gli asini. Ci può spiegare cosa significa? Sì. Non si parla più di onoterapia proprio per mettere l'accento sul fatto che si tratta di un'attività in cui l'asino diventa un mediatore nella relazione tra i pazienti o le persone, l'operatore. Quindi si crea un rapporto triangolare o circolare in cui c'è un operatore, c'è un destinatario e c'è l'asino come mediatore. In realtà serve a sottolineare due cose. Uno, che non si parla solo di terapia in senso clinico, perché può essere un'attività anche di tipo di promozione del benessere e della salute per tutti. E quindi è un'attività rivolta ad adulti e bambini e a persone di ogni età, anche non con particolari problemi. L'altra cosa è che vuole mettere l'accento sul fatto che si tratta proprio di una relazione che non è sufficiente l'asino e la persona, ma è necessario un altro mediatore umano, ed è un'attività di mediazione quindi a tre termini come minimo, perché poi si può anche lavorare con i piccoli gruppi. In che consiste l'approccio con questa attività di mediazione? Sì. Ci sono diversi approcci, ce ne sono cognitivo-comportamentali, ci sono approcci più ludico-ricreativi, le linee guida parlano poi di diverse possibilità e ambiti di applicazioni. Quello che mi serve, che mi sembra importante sottolineare, è che l'approccio che vogliamo dare qui, noi come Università di Palermo e anche Lido, è un approccio psicodinamico, quindi è un approccio complesso in cui si sposta l'accento sulle relazioni tra tutti i soggetti coinvolti, sulla trasformazione di queste relazioni, su un livello profondo di coinvolgimento che non è soltanto quello comportamentale, ma è chiaramente una trasformazione che è anche a livello psicologico, psicoemotivo e relazionale, e quindi un'attenzione anche ai processi, che è fondamentale, ai processi non solo dei destinatari ma di tutte le persone coinvolte, compresi gli asini. Un'altra cosa importante è che l'asino diventa un partner, non è uno strumento, e in questo ci rifacciamo alla prospettiva zooantropologica, ma è un partner nella relazione, un partner attivo. Quindi quello che noi osserviamo è anche la reazione dell'asino, e in termini psicodinamici anche il legame di attaccamento dell'asino, la qualità dello scambio tra l'asino, l'operatore e il soggetto con cui si lavora. Quindi è più complesso, ma è molto il tipo di intervento è su un piano profondo. Anche perché appunto tutti conoscono la terapia con il cavallo, ma poco si conosce la terapia con l'asino, quando l'asino è un animale molto efficace. Ecco, può dirmi le specificità? Sì. Allora, la terapia col cavallo è sicuramente molto importante ed ha una lunghissima tradizione, ma è più centrata sugli aspetti riabilitativi. Mentre quello che l'asino permette di fare è un lavoro sugli aspetti psicologici e relazionali affettivi, proprio perché l'asino è un animale sociale che ama il contatto fisico, è un animale curioso ed è un animale di una sensibilità, di una curiosità non soltanto verso il mondo che lo circonda, ma proprio verso gli altri esseri viventi. Quindi potrei raccontare molti aneddoti, ma posso dire in breve che l'asino si sintonizza sulla persona che ha davanti e che ricerca il contatto, esattamente come fanno i cani, no? E ricerca un contatto che è un contatto corporeo e quindi aiuta moltissimo nella relazione. In più è un animale grande, quindi accoglie, permette alle persone, a soggetti di età diversi, non solo i bambini ma anche agli adulti, agli anziani, di abbandonarsi nella relazione anche a livello fisico su di lui. È un animale molto paziente e calmo, meno nevrile del cavallo, anzi non lo è per niente, ed ha anche un'altra caratteristica, è che nelle situazioni di paura, piuttosto che scappare, scalciare o mordere, si congela. Quello che si chiama frozen in senso etologico, e quindi di fronte a un'aggressione non reagisce aggredendo, ma si blocca e quindi permette
dirette alla persona, per esempio gli sta dando dei colpi o tirando il pelo, cessare la sua azione aggressiva, proprio perché di fronte non ha una reazione. E quindi è perfetto per una terapia con i bambini. Infatti sta partendo una ricerca con l'Istituto di Ortofonologia. Di cosa si tratta e in che ambito? Sì, abbiamo raccolto in un certo senso una sfida insieme all'Istituto, l'Istituto di Ortofonologia, insieme all'Università di Palermo, il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione, ha pensato di condurre una prima ricerca, sarebbe la prima in questo campo in ambito italiano, ma io anche in ambito europeo, il ruolo di una mediazione, di un'attività di mediazione con l'asino con bambini autistici. Con un autismo già diagnosticato, perché l'Istituto di Ortofonologia ha una batteria di test che permettono di diagnosticare in maniera molto precisa l'autismo e il tipo di gravità, e con bambini piccoli tra i 2 e i 5 anni. Riteniamo che, proprio per le caratteristiche che ho detto dell'asino, per esperienze che sono già state condotte anche qui a Roma con bambini autistici in centri, ma sono soltanto delle esperienze, alla luce di queste esperienze e alla luce delle caratteristiche dell'asino e di quello che all'IDO si conosce dell'autismo, un'attività di mediazione con l'asino condotta in maniera sistematica, pensiamo di condurla per 8 mesi, una volta a settimana per un'ora, possa influire nelle aree legate alla sensorialità, nelle aree legate all'emotività e al contenimento e nelle aree legate alla relazione e alla comunicazione. Quindi noi facciamo questa ipotesi, che questa attività, con tutta una serie di caratteristiche che poi verranno spiegate nella ricerca, abbia un effetto positivo in questi ambiti. Partirà a ottobre, si metteranno a punto gli strumenti di osservazione mirati, proprio perché non c'è nulla, quindi è veramente una ricerca pionieristica, e poi dal 1 novembre si inizierà con la ricerca, che terminerà a fine giugno. Ci sarà un gruppo di controllo anche proprio per dimostrare gli effetti specifici delle attività di mediazione con l'asino. A novembre c'è anche un'altra novità, sì, che però è tutta palermitana. È tutta palermitana. Che cosa si lancia? Si lancia sì, a Palermo, l'università, sempre il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione, ha raccolto un po' quelle che sono le indicazioni delle linee guida nazionali che sono state pubblicate sulla pet therapy, che sono state pubblicate nel marzo del 2015 e che sono state già recepite dalla Regione Siciliana, e farà partire un corso di perfezionamento universitario post laurea triennale, per chi vuole lavorare nell'ambito della pet therapy. Questo corso sarà diviso in due livelli, chi vuole lavorare non solo con gli asini in questo caso, ma anche con i cavalli e con i cani. Per fare questo è un corso molto serio ma molto complesso, perché ci siamo appoggiati alla rete italiana che lavora a partire dalle linee guida sulla pet therapy. Esiste una rete italiana di associazioni che si occupa di questo, all'Istituto Zootecnico della Regione Siciliana e a dei centri che si occupano già di lavoro con i cani o di ipoterapia. Quindi è veramente una cosa complessa, cerchiamo di farla al meglio, e sarà destinata a tutti i nostri laureandi, sperando di contribuire a cambiare la prospettiva che si ha, e anche la cultura, nei confronti della natura e degli animali.